Ciao, benvenuto o benvenuta in questo nuovo video. Oggi andrò a farmi due risate e a farmi venire fame con Pizza Hero con il maestro Bonci. Bonci, Bonci, na na na. Lo dovevo fare. Comunque, se ti interessa scoprire come ho realizzato questo look, questo make up sui toni del blu, molto elegante e quindi adatto anche per le feste che tra poco arriveranno, soprattutto per Capodanno, vienimi a trovare sul mio secondo canale YouTube, Irex in the Wonderland. Lui è bravissimo, Bonci, ad impastare, a fare le pizze. D'altronde è il maestro di questo alimento. Però infatti non tutti sanno fare la pizza. Cioè, ci vuole anche abilità nel farla. Sembra semplice, ma non lo è. E poi sai che io amo la pizza, quindi non potevo che commentare questo programma che è arrivato alla seconda edizione. Sono due pizzerie o panifici che si sfidano tra di loro. Non so se hai mai visto il programma. E chi vince ha 2000 euro da investire nella propria attività, che non sono pochi. Ah, ti ricordo che Bonci è andato anche a Bake Off quest'anno, che tra l'altro io ho anche commentato le ultime tre puntate ed ora arriveranno le ultime due. Oggi è la giornata del 2 e ci sarà la semifinale e la finale. Ma torniamo a Pizza Hero. Allora, ci troviamo ad Ascoli. Cioè, già mi viene fame con l'impasto che lievita nel forno. Cioè, è dire tutto, io penso. Fa morire, Gabriele, fa morire. Bonci ci ha messo il salame ed ha parlato in una maniera veramente troppo comico e comico. Ah, naturalmente abbasso lo sguardo perché sto guardando attraverso il computer, quindi il computer è di qua. Giusto, si deve dire quello che si pensa sempre nella vita, sempre e comunque. Si può magari avere un effetto rebound contrario, ma chi se ne frega, chi se ne importa. L'importante è esprimere sempre la propria opinione. Che fame! Che fame! Mamma mia! Solitamente a me non viene fame guardando i programmi di cucina, tranne per torte, quindi per i dolci, però al cioccolato, esclusivamente quelli, perché il resto non mi interessa, e poi per la pizza. Quindi mi sto autofliggendo. E vabbè, questo solo per te. E certo, sempre avanti si deve guardare, mai indietro, mai indietro. Giusto, mi piace, sto signore mi piace, sta dicendo le cose giuste. Cioè, il passato ci rende quello che siamo oggi. E quindi è un ricordo, però è ieri. Si deve pensare ad oggi e al futuro. Peccato di gola il secondo panificio, tutto un programma. Mazza fine, con la moglie o fidanzata, non l'ho capito che cosa so, però molto fine. Vabbè, l'ha detto in tono scherzoso. Vabbè, tra un po' mi brontola lo stomaco, te lo dico io. La scintilla della pizza. Ma se vuoi te la accendo io la scintilla della pizza venendo a mangiarne un paio. Volentieri, volentieri. Ah, tra parentesi, dato che si parla di pizza, se ti interessa, sul canale trovi già la ricetta della pizza con il lievito di birra che io faccio ogni domenica, proprio è il rito del giorno, e la pizza con il lievito madre. Di entrambi, clicca qui in alto se ti interessa. Sono tre, poi due continuano la sfida e giustamente duellano per il premio finale. Chiuso per Bonci!
dentro. Ecco, il signore ha fatto una pizza, sta facendo i suoi impasti con il lievito naturale, quindi quello fatto in casa, di conseguenza il lievito madre, di cui ti ho parlato proprio adesso, e dice che manca qualcosa in più nelle sue ricette, nelle sue preparazioni. Vediamo cosa gli dice Bonci. Ma infatti, quale coltello non serve per mangiare, basta spezzare. Sta mangiando il pane comunque Bonci. Io con il pane non ho un rapporto, non ho un buon rapporto, cioè non lo mangio. Preferisco sostituirlo con crackers, taralli e stuzzichini di questo tipo, ma pane no, tutta la vita pizza. Pizza, focacce, però sempre la pizza che preferisco, alla focaccia. Praticamente già ha criticato Bonci per il pane, perché gli ha detto questo pane, essendo integrale, aveva bisogno di un altro tipo di forno. Il pistacchio, ma voglio pure io. L'ha fatto spaventare, poveretto, a quello. E gli continuava a dire, sento, che cosa sente? Sento cantare gli angeli. E io l'avevo detto, io l'avevo visto, che era buona quella. Ma poi solo che c'è il pistacchio, da buona siciliana, amo il pistacchio. Cioè lui, praticamente questo panettiere, vuole praticamente seguire lo stereotipo della pizza in un determinato modo, però Bonci gli ha detto non c'è bisogno, già la tua strada l'hai trovata, ed è credo un gran bel complimento fatto da un maestro del suo calibro. E lo so, tanta roba, lo vedo con quel prosciutto cotto di dentro. Aiuto, ci arriverò a fine video, speriamo. Però già che questo panificio offra diversi tipi di farine e quindi è anche adatto a chi è intollerante al glutine, secondo me è un punto a loro favore. Vedremo poi alla fine chi vincerà. C'è la canzone sottofondo. Happy Days. Ha buttato fuori i clienti. Ma Ronna, quanto parla questo Bonci, tra un poco se ne va. Come è entrato se ne va. Però posso dire, questi non mi ispirano più di tanto. Pure mentre mangia parlava questo. Oh mamma. Fai il fenomeno poi cadi. Certo, bisogna volare basso, come dico sempre io. Ha strafatto questo, pensavo di poterlo fare, invece no. Ah, scrivimi poi nel tuo commento qual è la tua pizza preferita, il gusto. Io margherita, oppure romana, anche col pistacchio mi piace, anche con tanto peperoncino. Con l'olio di peperoncino, non so se l'hai mai assaggiata. Proprio piccante, mi piace. Ah, già in base agli assaggi che ha fatto Bonci, una coppia dei panifici sarà eliminata. Vediamo qual è. Ah, assaggiano tra di loro i concorrenti e la varia gastronomia dei concorrenti avversari. Vabbè, ovviamente si criticano a vicenda, strategie, ovvio. Logico, esatto, bravo, applausi a Bonci, che è della mia stessa filosofia, nel senso c'è sempre da imparare nella vita. Ragazzi, non si è mai arrivati, mai, cioè ci vuole tanta umiltà per andare avanti, sempre e comunque, a prescindere da dove si è, se si è qua o se si è qua. Ah, sono usciti, peccato di gola, sono usciti come squadra, diciamo, come concorrenti. Però peccato, erano pure buone quelle cose. Ah, è andato in campagna.
e sta cercando dei prodotti contadini per la prossima prova. Ma che impressione sto formaggio! Ma com'è? Mamma mia, sembra che ha le foglie d'autunno! Dice che è essiccato! Mamma mia, io già che non mangio formaggi, cioè, vedere sta cosa, ma che strano, non l'ho mai visto. Poi scrivimi nel tuo commento se lo conosci già oppure no. Splende più del diamante il salame. Bon, ci va matto per il salame come mio marito, te sempre sulla pizza. Bon ci sta facendo scuola come se i concorrenti fossero degli allievi. Vero, l'impasto che ha creato sembrava quello di una torta, perché era veramente molto morbido. L'ha messo a riposare per 24 ore, dopodiché lo sta stendendo. È vero, ha una manualità impressionante, siamo d'accordo? Sono veramente d'accordo. Che bolle che sta facendo. Mamma, ho fame. Ma sembra la ruota di un carro. Beccati sto Polifemo. Sì, l'occhio di Polifemo. Sì, cioè è enorme. Ma che alveolo duro. E loro mangiano e io guardo. Che bella roba, vero? Una giornata di sole. È veramente. Ho capito, praticamente durante la sfida hanno i concorrenti a disposizione gli ingredienti della campagna dove è andato Bonci. Certo che Bonci è una terminologia capoccia, mosaico de capoccia de suino. E poi lui ha ragione, Bonci, a dire che vuole premiare l'originalità e quindi non hai copia e incolla. Però è giusta come filosofia, cioè questo signore ha detto io so quello che faccio io, degli altri come per dire non mi interessa niente. C'ha ragione, perché ognuno si guarda il proprio. Mamma mia, questo è proprio prolisso nel parlare, mazza. Giusto. Però giusto, io sono d'accordo con questo che dici, io vado per la mia strada. Sono in grande competizione per le due squadre, i due uomini, e addirittura uno ha detto che non lo conosce, quando si conoscono ovviamente. All'interno ci dovrebbe essere la sorpresa, all'interno. Ma dov'è? Cioè ci doveva essere la cascata di formaggio, l'ha tagliato, non c'era niente. Certo. Se dice che c'è la sorpresa e poi non c'è, il cliente ci rimane male, è ovvio. Quando assaggia Bonci sembra che se ne va in paradiso, in estasi. Wow! A me questi mi convincono di più. Non so, secondo me vincono loro. Vediamo se ci azzecco. Ed è la seconda coppia. Ed hanno fatto un pane ben alveolato. Proprio ci sono i bucchianti. Pane pazzesco, l'avevo visto. Si vede, non c'è niente da fare. Quando una cosa è buona si vede, quando una cosa non è buona si vede anche. Dimmi se sbaglio o meno. Questa mi invita. Mentre l'altra non mi sconfifferava più di tanto, perché aveva il finocchietto selvatico buttato lì così tanto per, questa d'aspetto mi intriga di più. Mi si stanno facendo le papille gustative, quindi significa che è buona, con il tartufo anche, che non ho mai assaggiato. Tu l'hai mai assaggiato? Scrivimelo nel tuo commento, sono curiosa. E scrivimi anche di che cosa saprà di selvatico, immagino. Vabbè, dice i punti positivi Bonci ed i punti negativi, ed è giusto che sia così, non è che può dire che tutto va bene. Ci ha azzeccato, come sono brava, eh? Si vedeva, sono contenta per loro. Come hai sentito,
hanno suonato al citofono ed io mi sono dimenticata di registrare la parte finale del video. Quindi lo faccio adesso con una faccia alquanto pietosa rispetto alla precedente, però ti voglio ringraziare per essere giunto giunta fino a qui. Se ti ha fatto piacere ascoltare questo filmato, iscriviti e fammi sapere di quale programma culinario vorresti che io facessi la recensione e sarai accontentata.